do immediatamente la parola a Lorenzo Albi, presidente del Movimento Verona, che se non sbaglio focalizzerà ancora di più l'attenzione sul territorio veronese, proseguendo poi il ragionamento che stiamo facendo. Grazie. Sì, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io un po' proseguirò un po' sulla stessa riga che ha già introdotto Giorgio, ovvero quello che in qualche modo vorremmo dimostrare che cos'è, è che insomma questo approccio mentale, come dice la slide, un approccio mentale tra suo e paesaggio ha una sua giustificazione, una sua motivazione, ovvero se partiamo già sia a livello nazionale che poi dopo proseguito naturalmente in quasi tutte le regioni, anche a livello naturalmente c'è una, vorrei dire, una ricerca di deregolamentazione, non di regolamentazione. Noi a livello nazionale abbiamo ancora una legge che è della guerra, e la legge urbanistica, pur avendone presentate a decine di proposte, di fatto non se ne esce perché è meglio che non ci sia una regolamentazione piuttosto che in qualche modo ci sia una regolamentazione che impone qualche regola. Dove le si fanno queste regole? Nell'aggiornamento del 2004, scusate, se è provato a fare una proposta di legge, una legge che in qualche modo ha cercato di introdurre tutta una serie di regolamentazioni, ma di fatto alla fine voi attraverso le varie letture fatte agli articoli, poi attraverso comunque delibere regionali, ed è questo un po' quello che io vorrei un po' mancare, ovvero la responsabilità soprattutto regionale di quella che è la deregolamentazione, di quello che so che ha provocato questa deregolamentazione a livello locale. Io cercherò un po' di inquadrare quello che è la situazione un po' di tutta la provincia di Verona, anche sempre, ripeto, proseguendo anche un po' quello che l'analisi ha fatto Giorgio, per dimostrare che tutto sommato alla fine la pianificazione non esiste, oppure meglio, esiste una pianificazione che è funzionale ad avere in effetto quello che noi purtroppo vediamo regolarmente. Che cosa ha dimostrato la legge 11? Ha dimostrato di essere addirittura un permesso a costruire illimitato, di fatto non ha minimamente regolamentato, anzi attraverso la deroga, attraverso la sostituzione della gerarchia di piano, ovvero la legge 11 aveva un grande, come dire, una grande intuizione che poi dopo era già comunque presente, ovvero una gerarchia di piano, per cui dal piano regionale a cascata si arrivava al piano, ai piani d'area, al piano provinciale e poi dopo ai piani locali. Purtroppo questo è una cosa che assolutamente non è avvenuta. Noi abbiamo pianificato a livello, parliamo della provincia di Verona, perché comunque non cambia assolutamente la situazione se ci adattiamo al Veneto quantomeno, ma sicuramente anche nelle altre regioni, la pianificazione è andata alla rovescia. Si sono fatti prima tutti i piani locali e questo già nei vecchi piani regolatori, nel senso che su Verona, per dire, il piano territoriale provinciale non è mai stato trovato, eppure tutti i comuni, anche i comuni veronesi, hanno un piano regolatore. Nella nuova pianificazione è avvenuta la stessa cosa, il piano territoriale di coordinamento provinciale è stato adottato, non approvato, solamente l'anno scorso, ma nel frattempo tutti i comuni hanno pianificato, hanno organizzato il proprio territorio, a prescindere da quello che sarebbe in qualche modo auspicabile che ci fosse appunto questa gerarchia. Parliamo anche comunque, non è una situazione di esclusiva, non abbiamo esclusiva nel Veneto, siamo tra i più bravi nel Veneto, sicuramente, perché se tra queste due immagini, questo è un rapporto dell'ISPRA presentato qualche mese fa, una fotografia degli anni 50 e la fotografia del 2012, vediamo che il Veneto già negli anni 50 era sicuramente una delle regioni più interessate al consumo di suolo, ma oggi, insieme alla Lombardia, è sicuramente quella che ha il maggior consumo di suolo. Si legge poco, ma di fatto, forse, le due, la Lombardia e il Veneto, hanno un consumo di suolo superiore al 10%. Questi sono anche dati un po' sottostimati, allo stesso modo anche questa lettura, sempre legato a questo rapporto dell'ISPRA, ci fa vedere sostanzialmente che prima Giorgio parlava di 100 ettari, qui l'ISPRA parla di 70 ettari di suolo al giorno, che non è un problema semplicemente comunque in ogni caso di stabilire se sono 170. Il vero problema qual è? Quello peraltro che va
assolutamente mancato, che non c'è affatto una disponibilità di dati oggettivi, che comunque in ogni caso che siano certamente riconducibili alla realtà. No, di fatto ognuno si inventa dei modelli, si inventa dei sistemi per cui c'è questa, anche questa conflittualità, questa contraddittorietà sui dati, ma che comunque in ogni caso danno un bel quadro. 8 metri quadrati al secondo mi pare che sia un numero, insomma, sicuramente interessante. 30 milioni di abitazioni ci sono nel 2012 in Italia, di cui il 17,7% che sono vuote. Questa è un'altra immagine ricavata dal piano territoriale di coordinamento regionale, dove si vede appunto che la regione, questo dato del 2006, ha il 13% di suolo consumato, e Verona si attesta tra le prime, 13,62%, con soprattutto un incremento dall'83 al 2006 superiore a tutte le altre province. La stessa cosa dicasi anche per il consumo di superficie agricola utilizzata, anche qui ci sono dei numeri sicuramente esageratamente importanti. Purtroppo la superficie sottratta in questo circa ventennio, 75.000 ettari, sono una quantità enorme, insomma, pari quasi a una metà della provincia di Verona. Guardiamo un po' quello che è il sistema di piano, perché prima parlavo di pianificazione cascata, per cui di fatto quello che avviene, quello che dovrebbe partire, come dire, dal 2013, secondo quello che sono i dettagli della legge della 61, legge regionale veneta, a cascata in qualche modo il piano regionale dovrebbe sovraordinare i piani provinciali e quindi di seguito i piani sottoordinati. In realtà appunto è avvenuto completamente il contrario. Tant'è che cosa fa il nuovo piano territoriale? Oggi abbiamo ancora un piano provinciale che è del 1982, per cui con dati ricavati ancora negli anni 80, capite bene che sono passati così tanti anni, sicuramente qualche cosa è cambiato, cioè, le cose oggi cambiano da un giorno all'altro, per cui di fatto forse era il caso di pensarci un po' prima, però non conveniva lasciare ai comuni che pianificassero, poi dopo veniamo anche noi. Naturalmente che cosa può fare? Non può dare indicazioni precise, dà così delle indicazioni generiche, con queste linee così ovali, in cui si individuano degli ambiti, degli interventi che poi dopo basta andare però nelle norme tecniche attuative, io qui non ne ho fotografato alcune, basta leggerle. Purtroppo che cosa sono? Sono tutti progetti strategici, prevalentemente sono tutti progetti che la legge 11 ha, come dire, determinato, ha permesso, ovvero ha stabilito che la regione ha attraverso una sorta di accordi di programma, comunque basta in qualche modo individuare quello che diceva prima Giorgio, individuare l'interesse pubblico, si deve individuare attraverso accordi di programma piuttosto che progetto strategico, si può in qualche modo derogare immediatamente quella che è la pianificazione urbanistica e fare qualsiasi cosa. E l'indicazione che dà il piano territoriale, il coordinamento regionale è questa, sostanzialmente io mi impegno a fare tutte le opere che sono di mio interesse, cioè soprattutto vorrei che leggeste l'articolo 38, che appunto sono le aree attinenti agli accessi delle reti primarie e stazioni SFMR, dove si individua che per un raggio di 2 km della barriera stradale sono da ritenersi aree strategiche, cioè 2 km. Intorno a qualsiasi casello stradale, qualsiasi stazione ferroviaria, piuttosto che comunque qualsiasi ambito di interesse, di interconnessione, qualsiasi nodo, e lo gestisco io, dove vado a individuare e a insediare quelli che sono gli interventi che sono di mio interesse. Il comune che occupa delle tue ma lascia in pace su questa cosa qua. Ovvero, come dire, come dare una sorta di indicazione a altro che governare, ma semplicemente a dividere quelli che sono i compiti, quello che puoi fare tu e quello che posso fare io. Se tu fai questo, io non interferirò in quello che fai tu, e viceversa, insomma. La stessa cosa dicasi per i piani d'aria. I piani d'aria sono un'altra delle cose che in qualche modo hanno regolamentato la regione. Nella provincia di Verona anche i piani d'aria. I piani d'aria erano importanti, secondo quello che erano le indicazioni sempre della legge 61 dell'85, erano importanti perché che cosa dovevano fare? Dovevano ignorare quelli che erano i limiti amministrativi e per cui governare delle aree omogenee. Cioè, per cui se
determinate aree è meglio, come dire, vocale a produttivo e l'altra a verde, e questo era un compito che doveva farlo per il piano d'aria. In realtà il piano d'aria non ha assolutamente fatto questo, tant'è che nella Veronese abbiamo tre grandi piani d'aria, il piano del Palto Garda, il Parco, il piano d'aria del Quadrante Europa, e a sud il piano delle grandi valli veronesi. Il piano d'aria del Palto Garda, qui c'è una fotografia, quella di sinistra è quella che dà il piano, quella di destra è una elaborazione che abbiamo fatto, che ho fatto io, e che mi pare interessante far vedere quale sia il contrasto tra il livello di urbanizzato in un'area che tutto sommato non ha affatto grossi centri urbani, ma di fatto in realtà come il piano d'aria individua su tutta la costa cartesana si è costituita la città lineare, lo chiama il piano d'aria che la chiama città lineare, non siamo noi, per cui come dire è un continuo di urbanizzato che ormai praticamente, ma come vedremo anche in tutti gli altri spazi, dilaga ovunque con una sorta di funzione differenziata, ma soprattutto dispersa ovunque. Anche qui nel norma tecnica attuativa basta andare a vedere che ci sono un contorno di progetti strategici, torna tutti gli interventi sulla mobilità piuttosto che sulle reti del produrre con delle definizioni assolutamente anche qualche volta quasi codarecce, non so come definire, perché quando si parla di cittadella della Figerato in Costermano, ma nessuno credo che a Costermano abbia visto cose del genere, la fabbrica della Moda a Castelnuovo, della Franca di Peschiera, ma ci sono tutta una serie di definizioni che sono esclusivamente funzionali a organizzare o comunque a dare indicazioni, ma ricordiamoci che le indicazioni più dopo sono molto importanti e lo vedremo adesso nel pacco, perché queste indicazioni che magari molto spesso vengono sottovalutate o sottostimate, di fatto prima o dopo tornano. Parlo proprio del piano d'aria quadrante Europa, che è questa rappresentazione, ancora una rappresentazione di sovrapposizione o di confronto tra le aree urbanizzate e le aree agricole, si vede il cuore, la parte centrale rossa e naturalmente il comune di Verona che la fa un po' da padrone, però emerge soprattutto appunto questa dispersione urbana, questa distribuzione è una rete di urbanizzato che in qualche modo coinvolge tutti gli spazi. Anche qui nelle norme tecniche attuative ce ne sono una fila, tra cui l'autonomo di Treventuolo, che io lo ricordo, il Papo è del 1999, quando fu approvato c'era questo articolo 62 all'ora era, quindi dopo diventato 88 mi pare, che parlava di 100.000 metri quadrati. Nessuno, cioè oppure meglio, ci si mise a ridere quasi quando a parlare dell'autonomo in un'area agricola, qual era l'importanza? Assolutamente, il fatto chi lo ha proposto sapeva bene che cosa avrebbe potuto diventare, tant'è che oggi è un'area già praticamente tutta autorizzata, anche se è ancora completamente agricola, e poi vedremo anche qual è la beffa anche del fatto su questo aspetto, di fatto è diventato 4 milioni e mezzo di metri quadrati, che poi dopo si trascina con sé, quell'autonomo trascina con sé tutta una serie di interventi tra i comuni limitrofi, dove naturalmente a servizio dell'autonomo si modifica radicalmente quello che è il sistema di piano locale, cioè si devono creare tutte quelle infrastrutturazioni, tutti quei servizi che in qualche modo saranno di utilità all'autonomo. Per cui di fatto stiamo parlando di un'area che supera ampiamente i 12-13 milioni di metri quadrati tra aree servizio piuttosto che aree legate all'agropolitano, piuttosto che alla logistica, piuttosto che comunque a nuove strade naturalmente. Ecco le grandi valli veronesi, anche qui di fatto è l'area un po' quella tra virgolette meno edificata, però anche qui si intuisce bene come di fatto va bene, andiamo veloci. Del piano territoriale, del piano provinciale, del piano territoriale di coordinamento provinciale già abbiamo detto sostanzialmente, ovvero qual è il gap, è che
comuni hanno pianificato a prescindere dalla pianificazione sovraordinata, cioè hanno tutto il contrario, oggi sono i piani sovraordinati che devono adeguarsi a quella che è la pianificazione locale, per cui per non contraddirle non sono bravo a dire nulla, questo è il punto, oppure devono dire quelle che sono le funzioni, io mi interesso di una cosa e tutti gli interessi dell'altra. Ecco, questa è un po' una rappresentazione di tutta la provincia di Verona, dove si vede che il 15% del territorio è artificializzato e il 60% è ancora area agricola. Sentiamo di Verona, anche qui abbiamo il circa 33,7%, questa è una fotografia del 2006, 33,7% che è area urbanizzata, e il piano di interventi, circa 300 interventi si distribuiscono, contrariamente a quello che sempre sostenuto l'ex assessore Giacino, oggi con qualche problema in più, quasi il 50% sono in territorio agricolo, loro hanno sempre sostenuto che fosse solamente il 20%, però dovrà smentire questa che è un'analisi ricavata esclusivamente da dati regionali, per cui di fatto in qualche modo a questo se aggiungiamo quelli che erano parzialmente gli interventi del piano d'area 40 Europa, che sono una miriade, sono una fila, alla fine arriviamo ad avere una fotografia del Comune di Verona che porta il 38% del territorio modellato artificialmente, cioè sostanzialmente si attesta vicinissimo alle grandi città. L'andamento demografico già si è accennato prima, 788.000 abitanti nel 91, nel 2011 900.000, stiamo parlando della provincia di Verona, una variazione circa del 14,6% in questi 20 anni, 5% solamente nell'ultimo decennio. In realtà noi abbiamo fatto un'analisi sui piani, per i 70 comuni che oggi hanno fatto il nuovo piano, siamo già a una previsione di crescita intorno al 17%, con una media addirittura del 24,6%, perché ci sono comuni montani, anche questa è una cosa assolutamente singolare, comuni di Velo piuttosto che il comune di San Mauro di Saline o comunque di Roverre, che hanno immagino crescite superiori al 60%. Dunque stiamo parlando di anni, c'è lo spopolamento della montagna, le popolazioni si affievoliscono, scappano, questi evidentemente pensano nei prossimi 10 anni di riportarci tutti a vivere in montagna. Magari fosse così, però purtroppo credo che sia anche questa una cosa assai. La stessa analisi la possiamo fare sul rapporto superficie agricola utilizzata piuttosto che comunale, per cui io la salterei anche, e arriviamo invece alla parte finale che mi pare forse dà un po' una spiegazione di quello che è quello che è avvenuto. Ed è una delle spiegazioni, oppure quello che io cercherei in qualche modo di far valere come motivo di quello che è accaduto, è legato alla rendita urbana. La rendita urbana, come dice la prima parte della slide, ci parla di un intervento già fatto da Fiorentino Sullo nel 1962. Fiorentino Sullo era un ministro dei lavori pubblici nel governo nazionale nel 1962, che si inventò di fare una proposta di modifica della legge urbanistica. Propose delle cose che così apparentemente sono ancora oggi validissime, a partire dall'acquisizione di terreni da parte della pubblica amministrazione, piuttosto che la progettazione, la realizzazione naturalmente di tutte le opere urbanizzate e poi dopo la cessione non della proprietà ma del diritto di superficie. Naturalmente ebbe vita cortissima, vive il Fiorentino Sullo non perché sia venuto meno, ma perché lo hanno fatto venire meno, è scomparso, naturalmente non se ne è discusso affatto più, e oggi ancora siamo con una legge che è appunto del 1942. La successiva analisi fatta sulla rendita urbana l'ha fatta Walter Tocci, che io credo che anche questo in qualche modo dia un'altra fotografia interessante del motivo per cui siamo arrivati a questa situazione. Però ha individuato tre tipologie di rendite: la rendita marginale, che appunto è quella di cui parlava sostanzialmente Fiorentino Sullo, ovvero terreno magicamente da agricolo diventa edificabile e cambia valore. Poi c'è quella che viene chiamata rendita differenziale, ed è quello che è legato a un vantaggio di posizione, ovvero a un certo punto si è scoperto che dismettere le aree industriali prevalentemente, ma anche altre aree o altre funzioni, le caserme piuttosto che altre cose, era interessante sotto l'aspetto immobiliare. Un esempio, due esempi, il Lingotto piuttosto che la Coppa, sono diventate, come dire,
promozione immobiliare gigantesca. Un'area che produttiva diventa praticamente assume un'altra funzione. È quello che sta avvenendo, quello che raccontava prima Sento Giorgio rispetto all'area dell'ex Calomerci. Ma ricordo che secondo la delibera regionale sono 17 queste aree nel comune di Verona. 17, è difficile ancora in questo momento qua, nel senso che la delibera non dà spiegazione, o comunque la dà in maniera assolutamente vaga, ma tutte queste aree, che sono tutte ex aree produttive, diventeranno sicuramente o aree residenziali, o aree commerciali, o aree direzionali. Ecco, cambiando, assumendo comunque un significativo cambiamento per quello che fatto sarebbe all'origine. Sostanzialmente c'è una tendenza a fare di una rendita vera, che sia diventi un vero e proprio, come dire, prodotto finanziario, per cui di fatto la spinta degli ultimi 10 anni è andata in questo senso, e ogni azione, ogni intervento, la finalità era proprio quella di farlo diventare un prodotto finanziario. Chi sono gli attori? Insomma, le banche, gli immobiliaristi, il mondo dell'imprenditoria, i cavatori cementieri che sono legati alla politica, sicuramente i sindaci che sono inventati addirittura, come sempre, Balzatocci l'ha definita la zecca immobiliare, segnando i diritti edificatori in cambio di ordine di concessione, e i tecnici di cui ampiamente ha parlato già Giorgio Massimiliano, che mi pare che sia assolutamente abbia centrato il problema. Che cosa fare? Anche qui di fatto le cose possono essere, noi possiamo dare delle indicazioni, certamente se ne possono fare molte di cose, sicuramente bisogna comunque in ogni caso partire da una regolamentazione, perché se quello che è avvenuto è come si può anche in molti casi dimostrare, è legato alla deregolamentazione, a una ricerca di regolamentazione, a una pianificazione mancata, una pianificazione brutalmente comandata, brutalmente vincolata negativamente, o comunque in ogni caso vincolata per funzioni che non sono quelle che una pianificazione potrebbe raggiungere, bisognerebbe quantomeno cominciare appunto a provare una legge urbanistica nuova, finalmente che arrivi questa legge urbanistica, piuttosto che appunto rifondare la politica della pianificazione, ma rimodulare anche l'elenco delle grandi opere, le grandi opere che possono essere quelle della ex legge obiettivo, la legge obiettivo, ma anche tutte le grandi opere regionali o comunque locali, penso a livello locale il traforo, le Torricelle, che verso le infrastrutture metropolitane su ferro, perché di fatto noi sappiamo che nel Veneto il 92% delle risorse sono rivolte a fare nuove strade, solamente il 7% di fare interventi sul sistema ferro. Basterebbe semplicemente cominciare a invertire questo ciclo, per cui eliminare poi dopo l'inefficiente, per punto urbanistico, la conversione ecologica degli edifici e così via. Ci sono tutta una serie di interventi che potrebbero tranquillamente in qualche modo produrre occupazione, produrre risorse e forse combattere questa rendita, che sicuramente è una delle massime responsabili delle situazioni. Grazie. Veneta.wordpress.com, ve l'avevo detto, che l'avrei ripetuto, e comunque il modulo è anche all'uscita.